Eccoci. Allora, eccoci qui nella diretta. Scusate, ma ci sono state un po' di problematiche varie per l'apertura appunto della diretta. Voglio solo controllare che ci sia. Ecco, ci sono quattro spettatori, perfetto, benissimo. Possiamo allora iniziare. Allora, oggi volevo proprio parlarvi di Sigmund Freud e lo volevo fare appunto in una veste un po' diversa rispetto al solito, perché questa volta vi voglio parlare di Freud come non l'avete mai visto finora. Freud era un uomo estremamente scomodo per la sua epoca e adesso lo vediamo insieme. Prima di iniziare, intanto che arrivano poi tutte le persone che mi stanno seguendo, volevo invitarvi anche, oltre a seguirmi sul canale YouTube, anche sui miei canali, altri canali social, quindi Instagram, Facebook, LinkedIn, ci sono anche lì e tra l'altro tutti i giorni posto varie ed eventuali articoli su psicologia e neuroscienze. Vedo che intanto mi state scrivendo, sono molto contenta. Ho avuto un po' di problematiche nella gestione appunto di questa nuova diretta, per cui ho fatto un po' tardi per questo motivo. Benissimo, allora siete tantissimi, per cui iniziamo subito appunto con questa sessione dedicata a Sigmund Freud. Oggi voglio un po' sfatare alcuni miti e farvelo conoscere in una veste completamente diversa rispetto forse a quello che avete studiato o avete visto magari nei libri di studio. Allora, la prima cosa fondamentale da dire è che Freud è stato veramente un personaggio molto scomodo, come ho detto prima, un grande provocatore per la sua epoca. Lui visse tra l'Ottocento e il Novecento. E fu veramente un grande rivoluzionario, anche un po' bistrattato. Tuttora si parla tanto di Freud in vesti un po' diverse rispetto al suo solito. Però per iniziare appunto a parlare di Freud bisogna innanzitutto parlare di Jacob Freud, cioè del padre di Freud. Jacob era un commerciante di lane e di tessuti della Moravia, quindi l'attuale Austria, ed era ebreo, anche se non era particolarmente praticante. Lui ebbe tre mogli. Dalla prima moglie ebbe due figli maschi, poi successivamente appunto la moglie morì ed ebbe altri due matrimoni, con la quale appunto l'ultima moglie che ebbe fu la madre di Freud, con la quale appunto ebbe ben 8 figli. Freud nacque il 6 maggio del 1856 e si chiamò Sigismund, perché in realtà Freud non si chiama Sigmund, ma si chiama realmente Sigismund, che era un nome cristiano, probabilmente dato da parte dei genitori entrambi ebrei, perché purtroppo già dal 1856 c'erano diversi sentimenti appunto antisemiti. E quindi probabilmente gli diedero appunto un nome cristiano, perché Sigismund era un nome cristiano, proprio per cercare di omologarsi e di farsi accettare all'interno di una società che sempre più li criticava e li odiava. All'interno, perché vi ho iniziato a parlare del padre di Freud? Perché è importante capire e conoscere la famiglia di Freud. La famiglia di Freud era una famiglia molto strana a quell'epoca, forse non strana adesso, dove ci sono seconde nozze, figli avuti da altri genitori, eccetera. Adesso in realtà questa famiglia non sarebbe particolarmente scandalosa. A quell'epoca sì, il padre appunto aveva avuto tre mogli, aveva avuto figli appunto da diverse mogli, e soprattutto per Freud il padre era un po' come un nonno, perché era molto più grande di lui, la madre era di 20 anni più giovane del padre e era quasi coetanea dei fratelli più grandi di Freud, per cui c'era una dinamica un po' particolare. E i figli dei fratelli più grandi di Freud giocavano con lui.
Quindi, insomma, c'era una situazione un po' particolare nella sua casa, tant'è che a un certo punto lui fantasticò, o ebbe paura che la madre potesse andare con uno dei fratelli più grandi avuti appunto, dalla moglie, dalla prima moglie di Jacob. Però, iniziamo a sfatare un primo mito, che la vita e l'infanzia di Freud fu veramente molto felice. Freud fu coccolato, fu viziato dalla mamma e dal papà perché credevano molto in lui, credevano molto nelle sue potenzialità e lo crebbero veramente con grande amore e dedizione. Freud amava tantissimo, pensate, giocare con i soldatini. Lui era un grande appassionato di Annibale e di Napoleone. Tant'è che appunto erano i suoi due grandi condottieri e a un certo punto infatti iniziò a pensare di voler fare una carriera militare, un po' come tutti noi quando siamo piccoli che pensiamo appunto di voler fare chissà che cosa. Ecco, lui voleva fare un militare, esattamente come appunto il suo caro Annibale e Napoleone. A un certo punto però si rende conto che la carriera militare non era tanto buona per lui, insomma, non era particolarmente prestante e continuò a giocare con i soldatini prendendo di mira le sorelle, perché il suo massimo obiettivo era quello di prendere di mira con i soldatini le sorelle. Poi pensò appunto di fare l'avvocato o il politico e anche in questo caso abbandonò quest'idea perché rimase folgorato. Folgorato da che cosa? Da delle letture che egli fece su Darwin e su Goethe, dove si parlava appunto di scienza. E in quel momento Freud capì che forse quella era la sua strada. Quindi anche lui, come infatti vi avevo promesso che avremmo parlato della biografia di Freud, ma avremmo parlato anche di ognuno di noi, perché Freud vedrete che nella biografia ci insegna tante cose. Ecco, anche lui, come tanti di noi, è stato in balia dei venti, ha cercato di capire che cosa fare, poi è stato finalmente folgorato e ha scoperto appunto le scienze. Infatti, era il primo della classe in tutte le scuole che fece e nel 1873 decise appunto di iscriversi alla facoltà di medicina. Anche perché, come dicevo prima, questi sentimenti antisemiti che c'erano fortissimi, a quell'epoca, quindi siamo molto lontani ancora dalla Seconda Guerra Mondiale, ma erano forti già questi sentimenti, lo portarono a cercare un lavoro abbastanza sicuro, perché il medico a quell'epoca era intoccabile. E quindi nel 1873 iniziò la facoltà di medicina. Però vi dico un'altra chicca rispetto a Freud, che lo rende molto umano. Freud si laureò, sì, in medicina, ma andò fuori corso per ben 3 anni. Quindi ci dà grande speranza un po' a tutti, anche agli studenti che ci stanno seguendo. Oddio, cerchiamo di non seguire le sue orme, perché lui in realtà era molto, molto bravo. Infatti alle superiori era il primo della classe, ma si lasciava prendere da tantissimi studi. Lui era un appassionato di archeologia, di miti grechi, antichi, e quindi non studiava per le materie del suo corso, ma studiava per tantissime altre cose. Quindi andò fuori corso per 3 anni, ma poi finalmente riuscì a laurearsi. E in quel periodo la sua grande passione era l'istologia, che era lo studio delle cellule. Tant'è che pensate che era un punto nello studio appunto delle cellule di arrivare a scoprire i neuroni. Quindi lui era veramente ad un punto tale da essere lui lo scopritore delle neuroscienze, il padre delle neuroscienze, ma non ci riuscì. Iniziò appunto poi una stretta relazione con Joseph Breuer, di cui vi parlerò poco tra un pochino, che appunto era un altro ricercatore più anziano di lui e che appunto con il quale iniziò ad intessere una buona amicizia.
Poi però adesso troviamo il Freud innamorato, perché Freud si innamorò di un'amica della sorella che abitava ad Amburgo, quindi abitava lontano rispetto a dove abitava lui, quindi abitava a Vienna. Marta si chiamava. Marta, di cui appunto rimase folgorato, non era una bellissima donna, ma lui rimase folgorato appunto dal carattere di questa donna e dopo pochissimi mesi si fidanzarono. Si fidanzarono e Freud voleva creare una famiglia con questa Marta, però si rendeva conto che lo stipendio da ricercatore, come del resto succede ai giorni nostri, era uno stipendio un po' misero e quindi doveva trovare una soluzione per poter gestire appunto un matrimonio per poter portare avanti la sua famiglia. Quindi decise di abbandonare la ricerca per fare il medico di famiglia, anche se non era per nulla contento di questa scelta. Era una scelta semplicemente, sì, verrà caricata poi sul canale, mi chiedono se verrà caricata, sì. Dicevo che appunto fece il medico di famiglia e non era per nulla contento, era veramente molto dispiaciuto di questo lavoro, però lo voleva fare appunto per poter sposare Marta, con la quale rimase fidanzato per 4 anni e ci fu una fitta corrispondenza da lontano perché appunto vivevano separati. E dove questa corrispondenza ci aiuta un po' a conoscere Freud nel suo intimo. Freud era molto umorale, era una persona che cambiava umore come il vento, cioè un momento era estremamente romantico e l'altro momento era estremamente geloso e possessivo nei confronti di Marta. Si scopre anche da queste lettere che era un po' ipocondriaco Freud. E tra l'altro anche che era, non trovava pace, voleva diventare qualcuno, ma non sapeva ancora chi diventare, quindi doveva cercare veramente la sua strada e sapeva perfettamente che la sua strada non era quella di fare il medico di famiglia. Però poi appunto il suo obiettivo era quello di sposare Marta. Chiese la mano a Marta, anche se tutta la sua famiglia non era per nulla d'accordo con questa relazione, più che altro perché appunto Freud era uno scappato di casa in quel momento, cioè non aveva delle basi solide per poter sostentare tutta la sua nuova famiglia. Noncurante, Freud sposò Marta e il suo matrimonio durò per più di mezzo secolo, quindi diede riprova del fatto che comunque la loro unione era solida e si sposò appunto nel 1886. Qui arriva però un momento importante: Marta non gli tarpò mai le ali perché sapeva che poteva diventare qualcuno e che non poteva rimanere soltanto un medico di famiglia. Freud quindi iniziò a ricercare che cosa poteva fare, cosa poteva diventare e incappò in Charcot, che era un neuropatologo di Parigi che aveva iniziato a studiare, a scoprire come curare l'isteria nelle donne. Isteria che era una patologia, disturbo mentale che era assolutamente bistrattato a quell'epoca, come del resto tutti gli altri disturbi mentali. Le persone con disturbo mentale erano dei matti ed erano relegati nei manicomi e venivano abbandonati a loro stessi, c'era poca attenzione. Ecco che finalmente Charcot iniziò a dare attenzione a queste donne, ad utilizzare il metodo ipnotico. Quindi le ipnotizzava e cercava appunto di risolvere queste isterie. Nel frattempo, appunto, Charcot iniziò a fare tutti questi studi e Freud lo affiancò, studiò un pochino il suo metodo ipnotico, però da lontano, perché rimase appunto inizialmente a Vienna, dove però nel frattempo iniziò a studiare anche qualcos'altro che rese un po' famoso Freud, come il famoso cocainomane.
Ecco, su questo non è un falso mito, è vero, Freud nel 1884 iniziò a studiare la cocaina, che era qualcosa, un effetto, una droga che poi in realtà non era considerata ancora droga, arrivante dal Sud America e che aveva degli effetti particolari. Lui la utilizzava per i suoi disturbi gastrici e poi iniziò ad utilizzarla anche con i suoi pazienti, con i suoi amici, cioè fece la sponsorship fondamentalmente della cocaina in tutta Vienna. Iniziò a curare un paziente che soffriva di diabete, curò un altro che soffriva di dipendenza da morfina, insomma. Disse che appunto la cocaina era estremamente utile, fantastica, la sponsorizzò in tutta Vienna. Peccato che poi nel giro di pochi mesi si resero tutti conto che gli effetti della cocaina sull'organismo e anche sulla psiche erano veramente fortissimi. E quindi povero Freud venne tacciato per appunto un nuovo fautore di una nuova piaga sociale, al pari dell'alcol, dell'oppio e della morfina, che erano tre droghe che venivano utilizzate tantissimo a quell'epoca. Insomma, si prese una bella trambata, come si dice, cioè lui iniziò a studiare la cocaina, la utilizzò, la fece utilizzare anche agli altri e poi appunto venne criticato fortissimamente anche dal comitato scientifico, dalla comunità scientifica dell'epoca, proprio perché aveva creato una nuova piaga sociale. Quindi, presa un'altra bastonata, decise di abbandonare Vienna per un certo periodo di tempo per seguire Charcot, seguirlo dal vivo, quindi per stare con lui direttamente a Parigi e seguire appunto e studiare il suo metodo ipnotico. Rimase lì per un certo periodo di tempo fino a che nel 1886 tornò a Vienna, forte di tutto quello che aveva studiato con Charcot, e aprì finalmente il suo studio. Studio che era riempito dei borghesi dell'epoca, anche perché le sue cure erano assolutamente costosissime e lunghissime nel tempo, anche perché è famosa appunto la psicanalisi per essere un tipo di terapia molto lunga. E quindi iniziò ad utilizzare il metodo ipnotico perché per lui aveva funzionato con Charcot. Soltanto che poco tempo dopo si è reso conto che le pazienti sì, guarivano, ma guarivano temporaneamente, ossia mostravano un inizio di remissione dei sintomi, ma poi improvvisamente i sintomi riapparivano. Sembrava quasi che le pazienti non avessero più i sintomi solo per fare contento il buon Freud, per cui abbandonò il metodo ipnotico e affiancò invece il suo amico Joseph Breuer in un altro metodo che Breuer aveva messo in atto, che era il metodo catartico. Metodo catartico che consisteva appunto non in un'ipnosi, ma in una situazione di tranquillità nella quale la persona, il paziente, si trovava appunto sul lettino dello studio e che faceva riemergere dei contenuti negativi, dei traumi negativi che erano appunto alla base di determinati problemi che erano nevrosi, isterie e via dicendo. Il metodo catartico entusiasmò tantissimo Freud, tant'è che propose a Joseph Breuer di scrivere insieme un libro che era appunto Studi sull'isteria, libro che scrissero appunto a quattro mani e che pubblicarono convinti appunto delle loro teorie. Peccato però che fu violentemente, brutalmente criticato da tutta la comunità scientifica. Li tacciarono come provocatori, come mistificatori, perché che cosa c'era dentro questa teoria? C'era il fatto che tutte le nostre nevrosi, le nostre isterie erano dovute a qualcosa, dei traumi sessuali, di natura sessuali, vissuti da bambini. Ecco che il Freud, che teorizzava appunto delle pulsioni sessuali del bambino, erano emersi attraverso gli studi sull'isteria di Breuer. Ecco che però Breuer, di fronte a tutta questa critica da parte della comunità scientifica, non se la sentì più di seguire
questo filone teorico e addirittura abbandonò, rinnegò tutte le sue teorie e abbandonò Freud. Freud rimase sconvolto da questa cosa. Fu un abbandono, un tradimento fortissimo che vedremo poi a breve non essere stato l'unico. E soffrì tantissimo per questa cosa, perché l'incoerenza di Breuer, che preso appunto dalla paura di essere allontanato dalla comunità scientifica dell'epoca, aveva completamente detto: no, no, io non la penso più così, non penso più come Freud. Freud, lasciamo perdere, quello che ho scritto con lui non vale nulla. Ecco, Freud si è sentito sicuramente tradito, ma continuò ad essere coerente con le sue teorie. Lui continuò a credere in quello che aveva scritto, a credere in quello che stava verificando con i suoi pazienti. E la prima cosa che verificò è che era che dentro i suoi pazienti c'era qualcosa, qualcosa di latente, qualcosa che non emergeva sempre, o che se emergeva, emergeva attraverso dei comportamenti strani, delle nevrosi, delle isterie. Quello che noi oggi chiamiamo inconscio fu proprio teorizzato in questi anni, in cui Freud rimase da solo, senza Breuer, senza il suo amico Breuer, e iniziò a scoprire appunto che c'era una parte dell'iceberg nascosta e che chiamò inconscio. L'inconscio, la parola inconscio, viene proprio dalla teorizzazione di Freud, che capì che tutto quello che emergeva attraverso questi comportamenti patologici era qualcosa che era rimasto dentro e che poteva utilizzare un nuovo metodo, non più quello catartico, ma il metodo delle libere associazioni. Metodo delle libere associazioni, che è un metodo sperimentato direttamente e teorizzato direttamente da Freud, quindi direttamente da lui, e che consentiva appunto alla persona sempre rilassata sul lettino di creare delle libere associazioni attraverso dei legami tra parole e attraverso queste associazioni fare emergere dei vissuti traumatici del proprio passato. Vissuti che però Freud scoprì non essere necessariamente dei vissuti veri, perché dentro l'inconscio il reale e il fantasioso si mischiano insieme. Quindi si rese conto che quei traumi che magari la paziente faceva emergere erano dei traumi che non necessariamente erano veri, ma erano dei traumi immaginati, pensati. Ecco, una cosa che non vi ho detto di Breuer e del metodo catartico è che fu in quel periodo che ci fu la famosa paziente Anna O. La paziente Anna O era una paziente di Breuer, in realtà, che poi appunto, con la quale appunto studiò i vari casi, anche Freud. E questa Anna O diede riprova del fatto che il metodo catartico utilizzato da Breuer e Freud non era poi così ottimale. Perché cosa successe ad Anna O e ad altre pazienti? Che sì, i sintomi regredivano, ma queste pazienti si innamoravano follemente del proprio medico. Quindi in questo caso di Breuer o di Freud. E da lì nacque poi la teorizzazione sul transfer, quindi questo amore che c'è nei confronti del proprio terapeuta. Ma torniamo ad un altro evento che scosse fortemente la vita di Freud, che fu appunto la morte del padre nel 1896. La morte di un padre è sempre molto forte nella vita di una persona, e sicuramente lo fu anche per Freud, anche perché Freud aveva un amore incredibile, una devozione incredibile nei confronti del padre, anche se questo padre era un padre padrone, era un padre autoritario, inflessibile, e quindi c'era un po' una doppia faccia della medaglia, quindi questa grande reverenza nei confronti del padre, questo grande timore nei confronti suoi. E in questa circostanza Freud iniziò la sua autoanalisi. Infatti, ogni giorno per 4 anni, mezz'oretta al giorno dopo l'ultimo paziente, Freud si sdraiava nel suo lettino e lasciava vagare la sua mente. Cercava di raggiungere l'inconscio, di scoprire delle cose nuove, e da lì scoprì che anche i sogni potevano essere utili, poteva essere un materiale utile per far emergere quel contenuto
contenuto latente presente appunto nell'inconscio. Ed è da lì che nacque l'interpretazione dei sogni. Ci vollero qualche anno, insomma, prima che fu pubblicato all'alba appunto del 1900. Quindi del nuovo secolo, fu pubblicato finalmente l'interpretazione dei sogni. Interpretazione dei sogni che ad oggi è forse il libro più conosciuto di Freud. Ecco, pensate, un altro fallimento di Freud che ci deve far pensare che non dobbiamo mai demordere nella nostra vita, che Freud non solo fu accolto malamente dalla comunità scientifica proprio per tutte le sue varie teorizzazioni, anche perché nel frattempo aveva anche teorizzato il complesso di Edipo, quindi sempre pulsioni sessuali nei confronti del genitore dell'altro sesso, il bambino perverso polimorfo, ossia un bambino che prova tutte le pulsioni, quella orale, quella anale, quella fallica. Quindi, insomma, aveva fatto delle teorizzazioni veramente scandalose per quell'epoca. Magari probabilmente non lo sarebbero ad oggi, visto che siamo un po' abituati a parlare anche di sesso, a parlare di sessualità, ma a quell'epoca, alla fine dell'Ottocento, nella Belle Époque, era sicuramente scandaloso. E quindi questa interpretazione dei sogni fu un insuccesso clamoroso. Pensate che la prima edizione fu terminata soltanto 10 anni dopo, quindi veramente un grandissimo insuccesso. Nonostante tutto, Freud continuò a non demordere, voleva assolutamente essere qualcuno, diventare qualcuno e credeva fermamente nelle sue teorie. E iniziò appunto a diffondere queste teorie piano piano, si diffondevano veramente con una grande lentezza. Pensate che nel 1901 Freud fece un viaggio a Roma, e questa ve la racconto perché Freud aveva un'ossessione quasi nei confronti di Annibale. L'ho detto prima, Annibale era un suo grandissimo amato, e quindi Annibale non riuscì mai a raggiungere Roma. Non so se la conoscete la sua storia, e quindi lui si era, non si sa per quale motivo, prefissato il fatto che lui non sarebbe mai andato a Roma come Annibale non era mai riuscito ad andare. Ecco, nel 1901 riuscì finalmente a superare questo blocco personale, a raggiungere Roma, tra l'altro superando un'altra fobia che aveva Freud, perché Freud aveva una fobia per i viaggi in treno, dovuti al fatto probabilmente che durante la sua giovinezza lui si trasferì dalla campagna a Vienna, e questo viaggio per lui fu veramente traumatico, perché lui amava stare nei campi, amava stare in campagna, e si trasferì in una città che non amò mai. E quindi da lì nacque la sua fobia nei confronti del treno. In questo periodo quindi Freud riuscì a superare due grandi difficoltà: la prima appunto riuscì ad andare a Roma, e la seconda riuscì a prendere il treno. E come vi dicevo, lentamente appunto il nostro Freud riuscì a divulgare le proprie teorie con veramente grande lentezza, tant'è che a un certo punto riuscì a racchiudere appunto all'interno di una comunità i suoi discepoli, che erano inizialmente molto pochi, una cellula molto piccola, all'interno di quella che è stata chiamata la Società Psicologica del Mercoledì, perché i suoi discepoli si incontravano con il maestro il mercoledì e parlavano appunto di psicanalisi, improntavano delle teorie, e i discepoli iniziarono finalmente a fare delle pubblicazioni. Quindi iniziarono ad esserci fermento nei confronti delle teorie freudiane. A un certo punto, però, alcuni discepoli lo abbandonarono, creando delle nuove scuole, ci furono delle divisioni. E questo fu un periodo molto particolare nella vita di Freud, in cui lui cercò in tutti i modi di tenere unito tutti questi i suoi seguaci e cercare soprattutto di dare coerenza alle sue teorie. Lui non voleva assolutamente che le sue teorie fossero
travisate, fossero cambiate, fossero diverse rispetto a quello che lui pensava. Certo è che a mano che l'espansione si faceva sempre più forte in diversi paesi, quindi non più soltanto a Vienna, era sempre più difficile. In questo periodo, tra l'altro, conobbe Jung. Ecco che qua si crea un'altra relazione. Che sembrava idilliaca come quella di Breuer, perché Freud, che stava iniziando ad invecchiare, voleva trovare un erede per la sua psicanalisi e aveva visto in Jung, giovanissimo e assolutamente molto preparato, il possibile erede e iniziò appunto inizialmente una fitta relazione epistolare con Jung e poi appunto una relazione che portò anche alla creazione del primo congresso internazionale di psicanalisi che è avvenuto nel 1908 con anche la creazione della prima rivista psicanalitica, poi ne nacquero delle altre. Quindi nel 1908 ci fu il primo congresso, erano soltanto 40, ma iniziò ad essere un primo inizio appunto di divulgazione delle sue teorie. Però il grande successo non lo ebbe in patria, come moltissimi personaggi famosi, ma lo ebbe negli Stati Uniti, che videro in lui un grande pioniere e che lo invitarono nel 1909 e lo fecero direttore, dottore onorario. Quindi praticamente lui il primo riconoscimento ufficiale per il suo lavoro non lo ebbe in patria, a Vienna. Non lo bistrattò parecchio, ma lo ebbe negli Stati Uniti. Lui questo viaggio lo intraprese insieme a Jung e ad altri discepoli. Fu un viaggio molto importante per lui, appunto perché fu insignito di dottor onorario, insomma, ebbe veramente un grande successo e successivamente appunto tornò in patria, a Vienna, e tra il 1910 e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Freud cercò in tutti i modi di espandere la sua teoria e, come dicevo prima, di cercare in tutti i modi di tenere le fila di tutte le varie cellule, di tutte le varie scuole, nei vari stati europei e negli Stati Uniti. Anche se era veramente difficile perché i fraintendimenti delle sue teorie erano tanti e lui voleva cercare in tutti i modi di evitare questi fraintendimenti. Ecco, diciamo che le teorie freudiane erano quasi viste come un credo religioso, ecco. Erano infatti visti i discepoli di Freud perché credevano fermamente nella sua teoria. Ecco che però un altro tradimento era alle porte. Quello con Jung, tradimento ovviamente percepito da Freud, un abbandono ulteriore dopo quello di Breuer, perché un'altra persona, dopo Breuer, lo abbandonò proprio per le teorie sessuali legate proprio agli impulsi sessuali dei bambini. Ecco che Jung, legato molto alla morale, creò una sua teorizzazione, allontanandosi quindi da quella di Freud e creando appunto uno stacco netto con lui. Freud non la mandò giù e quindi si interruppe questa amicizia e ovviamente si interruppe anche il sogno di Freud di avere Jung come erede. E questo fu un momento veramente molto difficile per Freud perché iniziò appunto a studiare reperti archeologici, divinità greche, orientali, era sempre stato molto appassionato, tant'è che il suo studio è pieno di questi reperti archeologici e vari altri, però lui studiò tantissimo le religioni, le ricerche dei popoli antichi, i totem e via dicendo. Perché questo in questo periodo? Perché siccome ce l'aveva a morte con Jung, in quel momento voleva assolutamente confutare le tesi del suo ex amico Jung. E siccome Jung era molto ferrato e si era focalizzato moltissimo su questi temi, allora ecco che Freud uscì nel 1914 con Totem e Tabù.
Ecco che poi scoppiò la Prima Guerra Mondiale, quindi Freud visse a pieno la Prima Guerra Mondiale, tant'è che andò in bancarotta, andò in rovina subito dopo la guerra e alcuni discepoli cercarono di aiutarlo, gli diedero anche dei soldi per cercare di tornare come prima, ecco. Quindi andò in rovina anche lui, teniamo sempre conto che lui, ebreo, di famiglia ebrea, non era ben visto, anche se stiamo ancora parlando della Prima Guerra Mondiale, ma poco fa vi ho detto che i sentimenti antisemiti c'erano già addirittura alla sua nascita, quindi nel 1856. Ecco che Freud però inizia una nuova fase, la fase subito dopo la Prima Guerra Mondiale e fino a che non arriviamo appunto alla sua morte nel 1939. Qui ci sono degli avvenimenti molto importanti, innanzitutto un'ulteriore internazionalizzazione delle sue teorie. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale ci fu un'esplosione incredibile della appunto internazionalizzazione delle sue teorie, con anche delle contaminazioni nelle arti, perché pensiamo a Salvador Dalì, pensiamo per esempio a Joyce e Virginia Woolf con il famoso stream of consciousness, che è appunto il flusso di coscienza. Tutto nasceva dall'inconscio e da lì appunto l'inconscio aveva influenzato veramente tantissime, tantissime arti, ma aveva anche creato dei romanzi del cuore. In quell'epoca c'erano i romanzetti del cuore che millantavano appunto la psicanalisi, piuttosto che le poste del cuore, dove si parlava appunto di psicanalisi, di inconscio e quant'altro, fino ad arrivare, pensate voi, povero Freud, a dei giornaletti pornografici che parlavano appunto delle pulsioni sessuali e che davano ampio spazio appunto e ampia importanza a tutte le teorie freudiane, ovviamente mistificate, perché si parlava appunto di giornaletti pornografici. Ecco, in quell'epoca Freud era veramente dispiaciuto per tutto questo travisare delle sue teorie, e del resto poi lo vediamo anche oggi, spesso e sovente Freud viene visto come il malato di sesso e il cocainomane, cosa che in realtà non fu, e spero appunto che con questa biografia lo abbiate conosciuto un po' meglio. Ecco, in questo periodo, tra l'altro, visse un dramma incredibile nel 1919 perché morì sua figlia Sophie. Questo fu un periodo veramente terribile per lui, perché appunto non solo morì sua figlia, ma ebbe anche un tumore alla mascella destra che lo portò a delle atroci sofferenze. Lui praticamente dovette fare circa 30 interventi e dovette fare anche una protesi alla mascella destra che la chiamò il mostro perché gli faceva malissimo. Ecco, probabilmente questo tumore alla mascella destra era dovuto al fatto che fumava, pensate, 20 sigari al giorno, quindi insomma fumava parecchio. Ecco che in questo periodo di malattia, fu aiutato tantissimo dalla sua ultima figlia, lui ne ebbe sei, che era Anna Freud, l'unica figlia che seguì le sue orme e che lo accompagnò in tutto questo percorso, aiutandolo, seguendogli anche il centro, la società psicanalitica e via dicendo, proprio perché lui iniziava ad avere dei grossi problemi nella gestione appunto di questa società. Poi ci fu un altro evento traumatico nel 1923 perché morì il suo nipotino preferito, tant'è che si dice che l'unica volta che è stato visto piangere Sigmund Freud fu proprio quando morì il suo nipotino. Ecco che in questo periodo Freud inizia a vedere in lontananza la sua morte e decide di scrivere la sua autobiografia. Pensate che lui era ossessionato dal fatto delle biografie. Un sacco di autori, scrittori, giornalisti volevano fare la sua biografia e lui boicottò tutti i tentativi, tant'è che addirittura c'era un po' un'ossessione, una paura di essere travisato. Lui dal 1895
2005 aveva bruciato quasi tutti i suoi scritti, proprio per evitare che qualcuno potesse provare a psicanalizzarlo. Pensate, lui aveva questo timore fortissimo, non voleva essere psicanalizzato e soprattutto voleva essere lui l'artefice della sua autobiografia. E infatti da lì uscì La mia vita e la psicanalisi, che è l'autobiografia ufficiale di Sigmund Freud. Ecco che in questo periodo, nel 1926, conobbe Einstein. Una fitta corrispondenza con Einstein. Sapete che poi Einstein fuggì negli Stati Uniti, iniziavano ad esserci un po' di movimenti antisemiti anche in Austria dove viveva Freud, e in questo periodo appunto Freud iniziò a creare appunto questa fitta relazione con Einstein e a parlare di guerra. Infatti scrisse insieme ad Einstein Perché la guerra? Soltanto che per Freud, rispetto ad Einstein, che era più ottimista, secondo Freud le guerre non finiranno mai, perché è insita nell'animo umano, questa cattiveria, questa malvagità dell'uomo è dentro di noi ed è fatta appunto di pulsione di vita, ma anche di pulsione di morte. Chi ha studiato Freud sa di cosa sto parlando, quindi di queste due pulsioni contrapposte e di questa malvagità che fa parte appunto dell'uomo perché siamo istintivi. In questo periodo, tra l'altro, morì la madre e questo gli diede modo anche di partire, quindi di poter morire con più serenità, perché alla madre aveva promesso che non sarebbe morto prima di lei. Quindi iniziò un po' a ritirarsi nel suo studio e soprattutto con il dolore fortissimo che aveva la mascella, aveva iniziato appunto a lasciare ai suoi discepoli più fidati e ad Anna Freud, a sua figlia, le redini appunto della sua società psicanalitica. In quel periodo scrisse un testo che è Mosè e il monoteismo. Vi voglio spiegare perché Mosè. Mosè lo aveva studiato con la Bibbia quando era piccolino. E si riconosceva moltissimo in lui perché Mosè era il padre del popolo ebraico, mentre Freud era il padre della psicanalisi e quindi si sentiva molto vicino a questo personaggio biblico e improvvisamente sciolse la sua società psicanalitica e al suo posto appunto nacque poi una nuova società che si chiamò Società Medica di Psicoterapia. Che cosa fece in questo momento? Lui era ebreo, l'abbiamo detto, e in quel momento Hitler era al potere. Non voleva assolutamente che succedesse nulla a sé, ma soprattutto alla sua famiglia e ad Anna Freud, che era la più esposta della famiglia proprio perché aveva preso le redini della società, medica di psicoterapia. Quindi che cosa fece? A capo della società medica di psicoterapia mise Göring, che era il fratello del braccio destro del Führer, di Hitler, e lo mise quindi a capo di una società a fianco di Anna Freud. Questo lo fece fondamentalmente per cercare di essere tutelato dalla Gestapo, da Hitler, e evitare appunto di dover finire in campo di concentramento. Soltanto che purtroppo le cose andarono non proprio benissimo, perché a un certo punto la Vienna fu presa appunto di mira dalla Gestapo e iniziarono appunto anche a perquisire la casa di Freud. Ecco che lì tantissimi seguaci di Freud continuarono a chiedergli, a dirgli, era già da tempo che gli chiedevano di fuggire, di scappare, come del resto aveva fatto Einstein, che era scappato negli Stati Uniti e che avrebbero sicuramente, un seguace in modo particolare, avrebbe sicuramente fatto carte false per farlo arrivare in Inghilterra. Freud aveva detto di no, aveva rifiutato per tante volte, fino a che non dovette cedere. E il 4 giugno del 1938 arrivò in Inghilterra con tutta la sua famiglia. Questa cosa, appunto, fu un colpo ulteriore alla sua salute, al suo problema alla mascella, tant'è che ci furono, si videro appunto delle metastasi del suo tumore alla mascella e quindi ormai non c'era più nulla da fare.
In questo periodo però Freud fece conoscenza, e questa fu è una cosa molto carina da dire, di Salvador Dalí. Si incontrarono a Londra in un bar e Salvador Dalí, che aveva preso spunto tantissimo dal tema dell'inconscio per i suoi quadri, fece uno schizzo su un tovagliolino della faccia di Freud in pochissimo tempo, e ci fu appunto questo singolare incontro. Solo che purtroppo nel 1939 il dolore fortissimo per il tumore alla mascella non gli dava più pace. Tant'è che il 21 settembre del 1939 chiese al suo fedelissimo medico di famiglia di aiutarlo a porre fine alla sua vita attraverso una dose massiccia di morfina. Quindi la morfina il 21 settembre lo fece cadere in un sonno molto profondo, fino a che appunto non si spense il 23 settembre del 1939. Ecco che così finisce la vita di un grandissimo genio, provocatore sicuramente, scomodo a quell'epoca, perché era assolutamente scomodo, perché così come tutte le persone rivoluzionarie, quando tu porti qualcosa di nuovo, le persone che rimangono attaccate al vecchio fanno di tutto per farti crollare. Ecco che la biografia di Freud vuole essere un po' un monito per tutti. A me piace molto questa biografia, vuole essere un po' un monito per tutti per non mollare mai, per continuare a credere in noi stessi, perché Freud veramente ci ha dato riprova in tantissime volte che lui credeva, era coerente con le sue teorie, credeva nelle sue teorie, credeva nel suo potenziale, così finalmente ha dato riprova. Se lui avesse soltanto lasciato dopo il primo fallimento, probabilmente avremmo visto soltanto l'interpretazione dei sogni, o forse neanche, perché l'interpretazione dei sogni viene dopo un altro fallimento forte, che fu quello con Breuer, questo abbandono. Questi studi sull'isteria, questo comitato scientifico che gli diede contro in tutti i modi possibili. Ecco che questo è un genio per me, cioè una persona che, al pari di Einstein, che tra l'altro appunto conobbe, è stato in grado di credere in se stesso e di rialzarsi dopo tutti i fallimenti che ha avuto. E questo, secondo me, poi scrivetemi anche nei commenti durante la diretta, secondo me ci insegna veramente tanto, oltre a conoscerlo finalmente nella veste propria di Freud, non la veste purtroppo mistificante del telefilm che hanno fatto su Netflix. Per quanto io sia un'appassionata di Netflix, adoro Netflix. Ma purtroppo la serie televisiva Freud, che porta il suo nome, è veramente una mistificazione, perché non ha nulla a che vedere con il vero Sigmund, il vero Sigismund per il vero nome. Perché Freud non era soltanto cocaina, non era soltanto sesso, anzi, in realtà in tutte le sue vari scritti e nelle sue epistole non emerge un malato di sesso come tantissime persone hanno fatto credere. Lui ha semplicemente teorizzato che dentro il bambino, che poi è stata quella la grande teoria che ha scosso l'opinione pubblica dell'epoca, ha teorizzato che il bambino potesse avere un istinto sessuale, che è dentro di noi, perché è linfa vitale dentro noi l'istinto sessuale, fa parte della nostra pulsione di vita. E a quell'epoca il bambino, che era visto come un angioletto per poco tempo, perché poi, come sapete, nel giro di poco veniva portato a lavorare, però per quel poco tempo il bambino era intoccabile, era un angelo. Ecco che lui riuscì appunto a portare una dignità non solo al bambino, anche nel suo essere sessuato, quindi di avere una sessualità e di avere anche una relazione pulsionale nei confronti dei genitori, in modo particolare del genitore del sesso opposto. E poi, tra l'altro, un'ultima cosa che vi dico, poi lascio spazio alle domande, è il fatto che lui fu un grande pioniere, perché a quell'epoca
i disturbi mentali non erano considerati. Pensate che chi aveva un disturbo mentale veniva chiuso in un manicomio e veniva buttata la chiave. O venivano fatti degli esperimenti che non oso dirvi perché sono terribili, proprio perché non si sapeva che fare di queste persone, diventavano delle cavie umane. Ecco che lui finalmente ha dato spazio all'animo umano. È stato un esploratore dell'animo umano. È riuscito attraverso, prima di tutto, l'essere paziente di se stesso, perché vi ho detto che il primo paziente era lui stesso, ad essere un esploratore dell'animo umano e dare finalmente voce alla psiche. Cosa che prima di allora nessuno faceva, perché esisteva solo fisiologia, esisteva solo medicina tradizionale, ossia c'è un dolore, un arto malato e allora curo l'arto malato. Ma in realtà lui è stato proprio un pioniere perché ci ha concesso, poi io sono psicologa, penso che mi seguano anche altri psicologi in questo momento, ci ha finalmente dato il via a tutti quegli studi successivi che sicuramente in parte hanno modificato le teorie di Freud, ma che hanno finalmente dato valore alla nostra psiche, perché non esiste solo il corpo, anzi, esiste anche la nostra psiche e questo è una cosa fondamentale. Quindi do spazio alle domande se avete delle domande particolari, delle curiosità anche sulle teorie di Freud. Leggo tantissimi commenti positivi, quindi sono contenta che vi sia piaciuta questa diretta. Ne farò delle altre, anzi scrivetemi per favore qui sotto su quali argomenti o quali personaggi vorreste che io trattassi, ovviamente nel limite delle mie conoscenze. Sicuramente Freud è stato il primo dal quale volevo partire proprio perché ho visto pochi giorni fa la serie televisiva su Netflix, in realtà ne ho viste solo un paio di puntate perché poi mi sono veramente scioccata e quindi ho deciso appunto di fare un po' di chiarezza nella biografia di Freud. Bene, allora io vi auguro una buona serata. Ecco, anche l'analisi, ecco, Cesare, giustamente, anche l'analisi transazionale. Io, tra l'altro, sposo appieno l'analisi transazionale, ha radici psicanalitiche, anzi, direi un po' tutte le correnti successive. Sì, io direi proprio di sì, anche perché io poi vorrei sentire anche i miei colleghi, che sono connessi. Purtroppo c'è stata un po' un allontanamento da Freud come se fosse il oddio Freud è superato, Freud una croce sopra. In realtà dobbiamo sempre ricordarci da dove siamo venuti, perché tutte le teorie successive, comprese anche quelle molto lontane dalla psicanalisi, come il comportamentista cognitivo, arrivano da lì, arrivano da lì. Quindi dobbiamo sempre ricordarci da dove arriviamo. Poi certo che l'epoca nostra è molto diversa, teniamo conto che sono passati più di 100 anni dalle sue teorizzazioni, quindi dobbiamo comunque considerare che l'epoca era molto diversa, quindi dobbiamo anche contestualizzarlo nella sua epoca. Però non possiamo dire che le sue teorie sono del tutto da buttare via. L'inconscio non è da buttare via, la sua teoria tripartita, es, io, super io, che poi si chiami genitore, adulto, bambino, ma tutto è partito da lui. Quindi per me è veramente importante questa cosa, ecco. Poi anch'io sono andata anche oltre Freud e la psicanalisi, però ecco, è importante tenerci ben stretti il nostro papà psicanalitico della psicologia. Bene, vi auguro una buonissima serata. Scrivetemi qui nei commenti che altri argomenti volete che io tratti e ci vediamo allora al prossimo streaming insieme. Ciao, buona serata a tutti!